Il Napoli sta cercando di rafforzarsi con dei colpi di mercato notevoli e al secondo anno della gestione Ancelotti proverà di nuovo l'assalto allo scudetto. Ma come giocherà nella prossima stagione? Nei prossimi minuti proveremo a ipotizzare un modulo, un 11 di partenza e i trasferimenti più probabili. Ovviamente è una nostra opinione, fateci sapere che modulo usereste e chi schierereste se foste nei panni di Carlo Ancelotti. Pronti? Si parte! Prima di tutto, che tipo di gioco proporrà il Napoli di Ancelotti? Lo chiediamo ad Andrea Agostinelli, della redazione italiana di OneFootball. Il Napoli sarà molto simile a quello che abbiamo visto l'anno scorso, ovvero sarà una squadra che cercherà di sfruttare al massimo le combinazioni nello stretto, sia nei mezzi spazi che sulle fasce, e che avrà l'obiettivo di risalire il campo nella maniera più veloce possibile. L'atteggiamento resterà propositivo, aggressivo, e vedremo probabilmente una linea difensiva sempre più alta, perché l'acquisto di Manolas permetterà ad Ancelotti di enfatizzare questa sua teoria, questa sua voglia di vedere la difesa molto alta nel campo. Sia il Greco che Koulibaly non hanno problemi a correre all'indietro e a coprire grosse porzioni di campo. L'eventuale acquisto di James invece va letto come nel tentativo della dirigenza di regalare ad Ancelotti un giocatore che dalla tre quarti in su sia in grado di congelare il possesso o dettare i ritmi della manovra. James non è un regista puro, è più una mezzala, ma è una mezzala a cui piace toccare tanti palloni e che tra centrocampo e attacco può coprire tre o quattro ruoli. Inevitabilmente tutta la manovra offensiva passerà dai suoi piedi. La nostra formazione di base sarà un 4-2-3-1, ma è una sola delle possibilità. Ancelotti infatti ha sempre dimostrato grande flessibilità, ed è probabile che vedremo vari moduli all'opera nel corso della stagione. In mezzo ai pali, il Napoli ha tanta qualità in tutti e tre i portieri, ma crediamo che, con l'infortunio della scorsa stagione ormai alle spalle, sarà Alex Meret il titolare della squadra, davanti a Ospina e Karnesis, uno dei quali potrebbe anche partire. Il portiere ha solo 22 anni, ma ha dimostrato una sicurezza da veterano in mezzo ai pali. La sua scorsa stagione è stata condizionata da una frattura al braccio, che l'ha tenuto fuori fino a novembre, e quest'anno sembra pronto a prendersi la sua rivincita. Passiamo ora alla difesa, in particolare alla posizione di terzino destro. El Said Hesai è nel mirino di diverse squadre e sembra ormai prossimo a lasciare Napoli, ma in questa posizione i partenopei hanno già effettuato un acquisto. Si tratta di Giovanni Di Lorenzo, prelevato dall'Empoli per 8 milioni più uno di bonus. Di Lorenzo ha 25 anni e nella scorsa stagione ha dimostrato di meritarsi il salto di qualità. Ha una buona attenzione in difesa, ha saputo coniugare anche un contributo impagabile in attacco, anche se non è riuscito a regalare la salvezza all'Empoli. Il giocatore ha dimostrato una grande abilità nel servire i compagni di fronte alla porta e ha realizzato 3 assist nel corso della stagione, oltre a togliersi lo sfizio di andare a segno ben 5 volte. È l'oggetto del desiderio di tantissime squadre, ma almeno per il momento Kalidou Koulibaly non sembra in procinto di muoversi dal Napoli, che sembra avere pronta una coppia difensiva veramente forte. Koulibaly è veloce, fisicamente dominante, aggressivo e ha un gran tempismo, ma ha anche dimostrato di poter gestire con confidenza il pallone, con 72 passaggi effettuati a partita, con un tasso di precisione molto elevato, prossimo all'89%. Fossimo nel Napoli, faremmo di tutto per trattenerlo e per fargli formare, insieme al nostro prossimo nome, una coppia difensiva veramente interessante. Per assicurarsi il giocatore, però, diverse big come Manchester City e PSG sembrano pronte a mettere in campo l'artiglieria pesante, e di fronte ad offerte tra i 110 e i 120 milioni, De Laurentiis potrebbe vacillare. Ad affiancare Koulibaly nel nostro 11 è ovviamente il neo acquisto del Napoli, Kostas Manolas. Insieme a Koulibaly, il greco formerebbe una coppia di difesa estremamente veloce e adatta a far giocare il Napoli con una difesa alta. Entrambi i giocatori sono fortissimi nell'anticipo e nei recuperi, anche se va detto che sono dei profili abbastanza simili e non necessariamente complementari. Nessuno dei due è particolarmente portato a guidare la difesa o a marcare in maniera più statica. Rispetto ad Albiol, inoltre, con Manolas il Napoli perde qualche punto in quanto ad abilità nell'impostazione, ma trova un giocatore capace di intercettare 2 palloni a partita, dominante nel gioco aereo e abile nel mettere in fuorigioco l'avversario. La fascia sinistra è il territorio di Fawzi Ghoulam. Il 28enne franco-argentino è insieme a Kolarov e ad Alexandro uno dei migliori della Serie A nella posizione di terzino sinistro. Dopo un lungo infortunio al crociato che l'ha tenuto lontano dai campi per quasi un anno, Ghoulam è tornato a esprimersi a un ottimo livello nello scorso campionato e ora ha deciso di non partecipare alla Coppa d'Africa per completare il proprio recupero al meglio in vista della prossima stagione. Se con Sarri Ghoulam era un vero e proprio regista occulto che giocava una media di 75 palloni a partita con grande precisione nel passaggio, con Ancelotti finora ha avuto un ruolo meno importante in fase di impostazione e più cruciale in fase di rifinitura. Ha totalizzato 3 assist in sole 16 presenze, messo un compagno di fronte alla porta almeno una volta e mezzo a partita. Passiamo al centrocampo, dove troviamo il mediano brasiliano Alan Marques Loureiro, per gli amici Alan. Il suo nome è dato tra i possibili partenti e non è detto che rimanga a Napoli.
ma per ora non vediamo all'orizzonte qualcuno che possa sostituirlo in qualità di filtro di fronte alla difesa e recupera palloni. A 28 anni, il brasiliano ha dimostrato di essere un mediano instancabile e impagabile di fronte alla difesa, ma è anche cresciuto a livello di volume di gioco e distribuzione. È molto preciso nel passaggio e con Ancelotti è tornato a utilizzare più abbondantemente i lanci lunghi. E il suo destino si giocherà prossimamente, appena calato il sipario della Copa America. Nel nostro 11 titolare, al fianco di Allan, non può certo mancare Fabián Ruiz, fresco campione europeo Under 21 con la maglia della Spagna e grande rivelazione nella scorsa stagione di Serie A. Ruiz è arrivato in un momento tanto propizio quanto delicato, con la partenza a metà stagione di Marek Hamsik per la Cina. È stato schierato sia nel mezzo del centrocampo sia sull'esterno sinistro, dimostrando in entrambe le posizioni grande padronanza a dispetto dei soli 23 anni. La posizione centrale è però quella a lui più congeniale e quella dove è stato schierato più spesso dopo la partenza di Hamsik. I numeri in relazione all'età sono straordinari. 5 gol e 4 assist in meno di 2000 minuti di gioco. Grande precisione distributiva, confidenza nel dribbling e l'abilità di mettere un compagno di fronte alla porta avversaria più di due volte a partita. Più che abbastanza, insomma, per convincere Ancelotti a puntare su di lui anche nella prossima stagione. Dopo la partenza di Hamsik, il capitano del Napoli è diventato José Callejón, giocatore centrale nel gioco dei partenopei lo scorso anno con 3 gol e ben 10 assist. Se con Sarri Callejón era lo sbocco di rifinitura della manovra e aveva chiuso la stagione sempre in doppia cifra anche per quanto riguarda i gol, Ancelotti lo ha reinventato, arretrandolo in un 4-4-2 e mantenendo intatta la sua capacità nel mandare i compagni a rete. Callejón può quindi essere utilizzato sia in un 4-4-2 sia in un 4-2-3-1, modulo che lo riavvicinerebbe alla porta e gli consentirebbe di tornare a segnare qualche gol in più, anche se in quella posizione continua a esserci l'ombra del possibile acquisto di Irving Lozano. È il nome di cui si parla insistentemente per il Napoli e potrebbe essere uno degli acquisti dell'estate di tutta la Serie A. Stiamo parlando ovviamente di James Rodriguez, il 27enne colombiano che Ancelotti vuole assolutamente con sé e che sembra vicino al trasferimento dal Real Madrid al Napoli. Il rapporto tra Rodriguez e Ancelotti risale al 2014. Il colombiano si era appena laureato capocannoniere di Coppa del Mondo e venne acquistato dal Real Madrid. Dopo Madrid, il tecnico l'ha voluto con sé anche al Bayern Monaco. Ancelotti ama la versatilità del giocatore, che è utilizzato principalmente come trequartista, ma anche come ala su entrambe le fasce e persino come mezzala, anche se crediamo che alle spalle di una singola punta James possa dare il meglio di sé. La scorsa stagione è stata luci e ombre per Lorenzo Insigne, che secondo alcune voci potrebbe lasciare il Napoli. La scorsa stagione, nonostante un utilizzo meno intensivo, Insigne è comunque andato a segno 10 volte, perfezionando anche 6 assist per i suoi compagni di squadra. Ha forse però sofferto l'accentramento della sua posizione, mentre l'anno precedente con Sarri tendeva a giocare più spesso in fascia in un ruolo più creativo che di rifinitura. Con l'arrivo di James Rodriguez, Insigne potrebbe trovare posto più stabilmente in fascia e tornare quindi a sentirsi più a suo agio. Che nome scegliere per l'attacco del Napoli? Una possibilità sarebbe quella rappresentata da Dries Mertens, ma il belga potrebbe essere in partenza. E si è parlato anche di un interesse del Napoli per Duván Zapata dell'Atalanta e per Mauro Icardi dell'Inter. Al momento, però, ci sentiamo di dare ad Arkadiusz Milik la maglia del titolare. Il polacco ha 25 anni e dopo aver sofferto qualche infortunio e qualche difficoltà dopo che era arrivato a Napoli, quest'anno sembra aver finalmente ingranato. Nello scorso campionato ha segnato 17 gol in 35 partite e ora sembra pronto a prendersi il Napoli sulle spalle anche come singola punta. E con una tre quarti con Callejón, Rodriguez e Insigne, dai suoi piedi passerebbe sicuramente un numero elevatissimo di palle gol. Questo era secondo noi un possibile 11 di partenza per il Napoli di Ancelotti. È una sola delle tante possibilità. Arriveranno Lozano e Rodriguez? Koulibaly resterà? E Mertens? Diteci la vostra nei commenti. Non prima ovviamente di aver scaricato la nostra app, di esservi iscritti al nostro canale e di aver pigiato la campanella per ricevere le notifiche dei nostri prossimi video. Siete su OneFootball, io sono Damiano Benzoni e vi auguro un'ottima giornata.